Sono troppo pochi i cassonetti della differenziata. Questa sembra essere una delle considerazioni che si sentono fare più spesso da quando è partito il nuovo piano dei rifiuti. A fronte dei 1040 cassonetti distribuiti in città della indifferenziata, per fare la raccolta differenziata ce ne sono soltanto 750, alcuni dei quali posizionati lontano da abitazioni dove vivono soprattutto gli anziani. Allora perché non comprarne di nuovi? Due le ragioni che lo impediscono, oltre al danno anche la beffa. Infatti tutto ciò che riguarda il pianeta dei rifiuti è a carico dei contribuenti, dunque anche per comprare nuovi cassonetti si dovrebbe aumentare la Tari. La seconda ragione è data dal fatto che il nuovo bando ponte, se sarà attuato per un anno, nei quartieri del centro storico sarà infatti messo in atto il porta a porta, quindi necessiteranno meno cassonetti ed è probabile che i 750 al momento disponibili e troppo pochi diventeranno sufficienti. Oltre alle stime di un minimo incremento della raccolta nel mese di luglio, potrebbe anche essere uno dei motivi del mancato decollo l'esiguo numero dei contenitori per la raccolta stessa. Intanto l'assessore al ramo Vito Margherita ha fatto una richiesta al Lato per poterne avere degli altri, sempre in prestito, magari dismessi, da quei paesi che fanno già il porta a porta a tappeto.